Bella ragazzi, sono KPGoku e oggi siamo in finale ragazzi, in finale, finalmente, ecco, ma vada via il chap, finalmente siamo in finale, abbiamo il cattivo in giù, Cristiano Ronaldo mezzo in giù, Kakà mezzo in giù, ma non lo so io, ma c'è, boh, vabbè, mia, no, non troppo motivati, porca vacca, cioè, no, non ho visto, scusa, ah, loro non me li fa vedere. Vabbè, che devo fare ragazzi? Giochiamo e vediamo il Bayern München. Ah, ma il Bayern München tra l'altro è arrivato veramente in finale quest'anno e ha veramente perso quest'anno. Quindi il Real è il favorito, mi sembra abbastanza ovvio. Vediamo che si riesce a fare con la cattiveria del cattivo in panchina, che poi non è in panchina perché l'ho lasciato a casa, ma va bene, vediamocela. Comincia la gara, ne vedremo delle belle. Vai così, vai così. Grande così, Ozil, no, non va subito. Oh, vai, veloci, veloci, mamma mia, questa sì che è bella. Opla, un po', non ci credo, non ci, non, vi giuro, non ci credo. Lasciamo perdere, cioè, cosa avevo appena fatto? Questo è il mio telefono, cioè, avevo appena fatto il miracolo. Tre passaggi in fila stupendi. E questo è quello che mi riserva questo gioco. Un palo. Dopo aver saltato anche il portiere. No. Non c'è arrivato Cristiano. Cristiano Ronaldo. Non va. No, no. No, Müller. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. E qui erano dolori, eh. E qui erano veramente dolori. Ma cosa fa? Pessimo il disimpegno. Ma porco. Ma questi fanno delle cose a caso. Quello ha fatto un cross sdraiato in scivolata, che è già impossibile. E quest'altro ha cacciato un ma cos'è? Ma non me ne frega niente del replay della disperazione. Cioè dai. Queste cose sono inutili. Che cacchio serve il replay della disperazione dei giocatori? Ma non lo fanno vedere in TV? Lo fanno vedere in un gioco. Il replay della disperazione dei giocatori. Che cacchio serve? Infatti è anche una tra le potenze del calcio europeo. Hanno vinto la loro ultima UEFA Champions League nel 2001 dopo aver perso la finale del 99 con il Manchester United in maniera incredibile. Vai. CR7, ma perché mi indica che cacchio sto usando lui? Scusa, non me ne frega assolutamente niente. Dai, giochiamo a balla. Gioca all in. Di grazia, gliela togli sta palla. No, no, no. Va bene. Mannaggia i maledetti fiori. Per un po' di ostruzione. Capirai, oh. Ma per favore. Rosso. Rosso è rigore per me, anche se è nella mia area. Ma come fai fuori il gioco? Ma sono demente. Vai. Saltali. Tutti. No. Ma è ingiusto, Frocio. Non salta neanche. Vabbè, però siete delle femmine. Xabi Alonso, eh. Siete veramente delle femminucce. Oh, bella. 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 Oh. Ma porca la vacca. Vabbè, tutto sommato, andiamo. Il punteggio è abbastanza ingiusto, non mi sembrano per nulla in particolare.
Andiamo. No, che cazzo è? Dai, ma vai a fare in... Dai, dai, ma qui mi fai veramente, mi viene da prenderti a testate. Mi viene proprio da prenderti a testate. Ma cosa cacchio è quel passaggio di... Ah, viene nervoso. Oh, non è che qualcuno... No, niente, nessuno, va bene. Devo andare da solo, ho capito. Ah, ecco, mi ha anche tolto la palla quando ero sotto al radar, non si vedeva una cippa. Vado. C'ho un sonno assassino, dai. Dai, 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 dai. Ma ma io perché devo giocare a questo gioco? Ah, lasciamo perdere. Vai così, vai così. Oh, CR7. CR7. Cross teso. Non va. Bravo, la perdi. Bravo, la perdi. Dai, volete andare in... Oh, ma che arbitro è? Ah, è negro. Ah, è un negro volante. Strano, allora. Dovrebbe dare una mano a me, non a loro. Io c'ho un suo amico. Ora se non fai gol ti uccido, va bene. Va bene. Ok. Va bene. Tu non arrivi a fine stagione, Higuain. Io te l'ho detto. Poi, secondo me, tu non vedi la fine della stagione. Ale, è arrivato il fratello. Questo non vide, non vede la, il 90esimo minuto. Il prossimo non, ha, non arriva a, al fuori. Ciao. 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 Dai, 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 dai. Ma porco. Madò. Ma perché? Ma perché? Dai, ma... Ma non è giusto. A quattro tiri in porta cosa? Ma quando mai li ha fatti il Bayern? Non ha mai visto la porta. Sto giocando da solo. Ma questo è l'arbitro. Certo che l'arbitro un colorino diverso se lo poteva mettere, no? Rosso. Dagli il fallo. Schifoso. Levati. Levati, ho Cristiano Ronaldo, ti ho detto levati. Ho ordinato di levarti in quanto io ho Cristiano Ronaldo. Bel passaggio, Cristiano. Veramente. Ottimo. Ottimo, direi. Beh, bellissimo questo, Pepe. Bellissimo, meno male che l'hai fatto, perché guarda, se ne sentiva la necessità di prenderla di testa ad altezza ginocchio e buttarla fuori. Cioè, hai fatto veramente una giocata epocale, no? Noi siamo all'80esimo che dobbiamo fare gol e tu la butti fuori di testa quando sei da solo ad altezza ginocchio. Ma sei veramente un fenomeno, Pepe. Veramente, non so, il Real Madrid chissà perché ti ha scelto. Ma Ridal... Ma che cazzo stai facendo? Ma l'avete visto? Ma no, questo merita il replay. Giuro, non stavo tenendo la corsa, perché io dico la corsa, sennò fa dei movimenti da mongoloide. Ma guardate questo. Ma che cazzo ha fatto? A parte il fatto che ci ha messo un'ora a riprenderla e già l'aveva lasciata andare. Ma poi che cazzo ha fatto? Ma che modo di girarsi è? Ma io boh. Ma che minchia ne so, dai. Vediamo se riusciamo almeno ad andare al di là Che cazzo li ha preso sti giocatori? Oh, salvati almeno tu, Cristiano, perché qua sono tutti rincoglioniti fino al cervello e anche oltre. Cosa scommetti che non va a nessuno sto cross? Ma vabbè, ma si vedeva. C'era Ozil che si grattava i... Ma lasciamo perdere, veramente, lasciamo perdere. Ma c'era bisogno di fare tutta sta menata? Non potevi correre, Rosil. Ah, dai, non voglio andare ai rigori pure con voi. Che poi non ci sono andato col Marsiglia. Però non ha alcun senso questa cosa. Perché Ozil era a 3 km dall'area, così come quel fottuto imbranato di Higuain. Non potevano stare dentro all'area. No, no. Era a chiedere troppo. Dai, passa sta palla.
ragazzi, evitate di fare sti schemi da cerebrolesi. Di Maria. Di qua. Oh, una cosa fatta bene. Godo. Pensavo uscisse. Guarda, veramente, pallonetto, cucchiaio secco. Cucchiaio secco, guardalo qua. Op! Coglione. Solo questo, basta. Silenzio. Silenzio e ora si va a fine. Potevi farlo anche una dei 300 volte che ti ho messo davanti alla porta prima, tra l'altro. Adesso se lo rifà, caccio la minella nel 7 e gli apro la testa, proprio non la deve vedere, proprio secca. Ah già, c'è Jerome Boateng qua. Dai. Ma allora proprio ve la siete cercate. Ve l'ho detto. Oh! Io non ci credo. Ma perché deve succedere solo a me? Due pali in una partita. Non so quanti ne ho presi in tutta la Champions League, ragazzi. Non lo so, non me lo ricordo. Se volete andate a vederlo. Ma due in una partita mi sembra veramente l'apoteosi del farsi prendere per i fondelli. Però vabbè. Vediamo che cavolo si riesce a fare. C'è un solo giocatore dentro. Dai. Cross allontanato, niente rifatto. No. Porca vacca. È chiuso dagli avversari. Dai. Passare il pallone. Bel lancio profondo. Ma attenzione. Do che cavolo fai, eh? Importante. Ha ricevuto benissimo la palla in profondità. Poi ha sbagliato il tiro. Ma che cazzo è? Madonna, ragazzi, ho perso 6 anni. Ho perso 6 anni. Vi giuro, vado. Riccardo Carvalho. Marcelo. Veramente, lasciate stare. Se faceva gol, veramente spegnevo e non vedevate la finale. Dicevo, ragazzi, si è rotta la play, niente finale, mi dispiace. No, non avete idea di cosa sarebbe successo. Dai, passala qui. Di Maria, se ora non fai gol e non chiudi sta partita, traversa. Io me ne vado. Cioè, traversa. Ma è ridicolo. Ma è ridicolo. È veramente ridicolo. La partita è finita, ho preso 3 pali. Cioè, io non ci voglio credere. Come cacchio è possibile? Cioè, ma andatevene tutti a morire. Ma ho vinto la Champions League, ma vada via il club. Dovevo vincere 2 ore fa. Ho preso un palo al secondo minuto. Hai supplementare un altro palo e poi una traversa. Ma crepate tutti. Chi mi ha detto di fare la Champions League lo odio. È l'ultima partita che gioco a sto gioco. E ci vedremo su FIFA sicuramente. Quindi, ciao belli. Grazie a tutti e non lo so, lasciate dei commenti. Ciao belli!